Napoli oramai è diventata una capitale importantissima per il turismo, ma un riferimento per il centro-sud intero. Si presenta con una forte connotazione internazionale la 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra d'Oltremare, che in questo weekend trasformerà Napoli in capitale del turismo. Con le vetrine dell'Offerta Italia, un particolare sguardo al centro-sud e le proposte di oltre 500 fra tour operator, catene alberghiere, compagnie di crociera ed operatori di trasporti. Ci sono ancora enormi potenzialità di crescita per il Sud Italia, se ne parlerà nei workshop, oltre a materie come la tecnologia applicata al turismo e tutte le altre novità di settore. È una grande capitale del turismo, una grande città d'arte europea, una città piena di fermenti creativi dal punto di vista culturale, in tutti i linguaggi dell'arte, nel cinema, nella musica, nella letteratura, nel teatro, quindi una fase molto positiva che è suffragata dai nuovi straordinari dati che faranno anche del 2018 sicuramente un anno molto importante nella storia di Napoli come città turistica. Quindi da tutto il mezzogiorno si guarda a Napoli e alla Campania, ma anche dal resto d'Italia e d'Europa ciò che qui accade viene visto con grande interesse, e questo fa sì che tanti viaggiatori, soprattutto tantissimi giovani, sempre di più scelgono Napoli come meta dei loro viaggi. In Italia Napoli è la città che per cultura e turismo più cresce negli ultimi due anni, quindi questi sono dati oggettivi, frutto non del caso ma di un grande lavoro ovviamente dell'amministrazione, degli operatori, dei napoletani e di tante altre persone. Noi sappiamo che questo è l'inizio di un lungo viaggio e queste iniziative servono per far conoscere sempre di più Napoli e le opportunità che questa città offre. Si consolida il lavoro di squadra, ci saranno anche delle novità nelle prossime settimane, proprio la realizzazione del lavoro che venne fuori dagli stati generali del turismo. Ormai ci siamo perché siamo consapevoli che solo attraverso una cooperazione sempre più stretta tra il pubblico e il privato si può utilizzare il turismo e la cultura non solo come una certezza di oggi, ma come l'opportunità per la creazione di tantissimi posti di lavoro per il futuro, mantenendo anche, e questo è un obiettivo che ci siamo dati, l'identità della nostra città. Cioè non vogliamo che una massificazione turistica modifichi le caratteristiche della nostra città, e Napoli anche in questo sarà unica. Tanti turisti, ma mantenendo la sua bellezza, la sua unicità, la sua anomalia, fino anche le sue contraddizioni. Quindi ci lavoriamo molto sulla cultura e il turismo, e i risultati dell'altro ieri del David di Donatello dimostrano che nulla è un caso, ma che c'è tanto lavoro, tanto lavoro, e le soddisfazioni che stiamo avendo sono davvero tantissime. Quest'anno il paese ospite d'onore è l'Argentina, una presenza non casuale a Napoli, come ha ricordato il ministro del turismo del paese sudamericano, che ieri in visita a Palazzo San Giacomo ha evidenziato i vincoli etnici e culturali che legano l'Argentina alla città di Napoli. I napoletani, i campani che si trovano in Argentina sono tantissimi, quindi favorire il ritorno in Italia per riscoprire le proprie origini è bello, perché la memoria, la storia, le famiglie, quella che è stata l'emigrazione di tanti meridionali e campani soprattutto nel secolo scorso. E poi anche il ministro registrava di come Napoli abbia delle potenzialità turistico-culturali davvero potenti. Abbiamo dichiarato il dia 23 di marzo il dia del cucino argentino. Tutti gli italiani hanno un primo argentino e tutti gli argentini hanno un cucino italiano. Nápoles, hay un lugar que adora a la Argentina, hay un lugar muy parecido a la Argentina, con el espíritu de Argentina, para que los argentinos también vengan más a conocer Nápoles. Es un gemelato, un hermanamiento entre el sur de Italia y la Argentina, un reencuentro de familia, un reencuentro de familia. Y quiero, como le hablar al síndaco, generar un desarrollo de turismo llanológico.